Renzi alla frutta alla Leopolda, rilancia su biotestamento, su Ius Soli, come se l'Italia non aspettasse altro, cioè aspettasse il biotestamento e lo Ius Soli. In realtà ne ha bisogno lui per fare da collante a una sinistra unita che non c'è, che si sta spezzando in 7, 8, 9 tronconi e lui è sempre più disperato. Noi lo ribadiamo. Il paese ha bisogno di investimenti, di posti di lavoro, di lotta alla povertà, di sicurezza, di poliziotti di quartiere, di pensioni più alte. Il paese ha bisogno di questo, non ha bisogno del biotestamento, e cioè dell'eutanasia, e cioè ancora di intervenire attraverso una legge sulle sensibilità delle famiglie dei medici. E tutto per che cosa? Per togliere ai malati terminali idratazione e alimentazione e farli morire di fame e di sete, perché questo è il biotestamento che prelude all'eutanasia. Altro che accanimento terapeutico, l'accanimento terapeutico è già normale. Qui si tratta di andare oltre, togliere cioè al malato terminale o a chi è deciso sia terminale idratazione e alimentazione. Questo per noi è inaccettabile ed è certamente, non è certamente una priorità. Lo stesso dicasi per lo Ius Soli. Con tutti i clandestini che abbiamo, con 200.000 nuove cittadinanze che si creano ogni anno per gli stranieri, abbiamo bisogno di dare questo segnale di tutti i cittadini, 800.000 in un sol colpo, per far aumentare ancora gli sbarchi dei disperati. Siamo alla follia strumentale, per dire qualcosa di sinistra, per cercare di mettere insieme una sinistra a pezzi. Non succederà, non ci sarà, e se mai succedesse, faremo la raccolta delle firme per un referendum abrogativo. Renzi alla frutta, alla Leopolda. Il generale Gallitelli, ieri Berlusconi ha parlato di questo possibile candidato premier, era una battuta? No, era un esempio. È un esempio di un civil servant di straordinaria capacità, integrità, un amico che ha fatto per tanti anni il comandante generale dell'arma dei carabinieri ed era uno splendido esempio. Ne avessimo gli esempi così. Presidente, Matteo Salvini questa mattina dice però che un accordo prima delle elezioni va fatto, che comunque bisogna evitare all'indomani del voto dei ribaltoni e soprattutto proprio sulla figura di Gallitelli si è detto, diciamo, un po' interdetto, che nemmeno ne aveva mai sentito parlare. Che rispondete al vostro principale alleato? Ma che da mesi che noi auspichiamo un programma elettorale comune, come è sempre avvenuto, con un accordo strategico per la vittoria del centrodestra, aspettiamo solo di poterlo fare, un accordo per la prossima legislatura. L'unico obiettivo che noi abbiamo è un governo con il centrodestra e devo dire, se ne fossero di esempi come quello di Gallitelli, io penso che Berlusconi abbia usato questo nome proprio per dire lo standard della qualità della società civile che noi pensiamo di coinvolgere nella nostra attività del prossimo governo. Quindi ben venga un incontro al più presto con tutte le anime del centrodestra, in primis ovviamente con Salvini, con la Meloni, con petalo liberale col petalo cattolico della coalizione, per scrivere un programma insieme e per metterci d'accordo anche su come governare insieme, con quali personalità, con quali figure. Mi pare che ci siano tutti i tempi, che ci sia un idem sentire rispetto all'Europa, alla crescita, alle tasse, alla flat tax, alla sicurezza, che ci sia un pensiero comune. E quindi basta solo avere un po' di pazienza, sedersi a un tavolo e chiudere con il programma e con
la struttura del prossimo governo, che sarà un governo di centrodestra. Noi non abbiamo alcun dubbio.